Buonasera cari amici, grazie di essere presenti e di intervenire a questo secondo incontro con l'ingegner Luca Nicotra, che abbiamo già incontrato ad ottobre, dove ci ha parlato della figura di Federico Enriquez, tratteggiando nella vita e i vari ambiti in cui ha operato e che invece questa sera in particolare approfondirà il pensiero filosofico scientifico. Vi introduco brevemente al curriculum di Luca Nicotra per chi non ha seguito l'incontro di ottobre, dicendovi che Nicotra è laureato in ingegneria meccanica alla Sapienza di Roma, è un giornalista pubblicista e un divulgatore scientifico. Ha svolto attività di ricerca in campo universitario, nell'ambito della trasmissione del calore, nell'industria della difesa, nel settore dei sistemi di guerra elettronica. È un esperto di sistemi computerizzati per la progettazione e produzione meccanica ed è autore di circa 70 pubblicazioni tecniche e oltre 300 articoli di divulgazione scientifica e di storia e filosofia della scienza. Nel 2008, assieme a Fulvia De Finetti, ha pubblicato per l'editore Belforte di Livorno la prima biografia di questo grande scienziato, dal titolo Bruno De Finetti, un matematico scomodo. È autore e curatore di diversi libri, è presidente dell'Associazione Arte e Scienza, a cui appartengo anch'io, sia pure essendo un associato lontano dalla sede, è accademico onorario dell'Accademia Piceno-Prutina dei Velati e dell'Accademia di Filosofia delle Scienze Umane. È direttore editoriale della casa editrice Universitalia e direttore responsabile di diverse riviste. Passo allora la parola a Luca, introduce questa sera Modernità di Federico Enriquez, tracce del pensiero filosofico-scientifico. A te, Luca. Buonasera a tutti, grazie per la presentazione e per naturalmente aver ospitato questo secondo incontro. Allora, premetto che dovrò un po' correre perché le cose da dire sono tante, quindi insomma, speriamo di rimanere nei tempi. Allora, per un piccolo raccordo con la parte precedente, anche per chi non avesse appunto seguito, voglio sintetizzare, appunto, come ha già accennato l'ingegner Perrotta, che la figura di Federico Enriquez è una figura molto complessa perché è stato un grande matematico, un grande filosofo della scienza, storico della scienza, ma anche un grande didatta, organizzatore culturale e riformatore della cultura. La scorsa volta, diciamo, mi sono fatto guidare da una breve cronologia proprio essenziale della sua vita, e questa volta non la stiamo a ripercorrere, però faccio notare che ho evidenziato con colori differenti, che vedete specificati nella slide, diciamo quegli eventi i principali, che hanno caratterizzato queste sue molteplici attività di matematico, filosofo, storico della scienza, didatta e organizzatore culturale. E come potete vedere, da questa mappa cromatica, perché alla fine è venuta fuori una specie di mappa cromatica, queste sue attività si sono spalmate, diciamo, con una certa uniformità lungo tutta la sua esistenza. Muore appunto nel 1946. Approfitto dell'occasione per correggere un piccolo refuso che
che riguarda questo punto. Nel 1919 diventa presidente della Matesis, sì, però purtroppo nella slide precedente, dall'altra volta, per un errore di trascrizione, avevo detto 1875, invece è 1895. E la Matesis era una società di matematica e fisica che è stata fondata appunto nel 95 per venire incontro delle esigenze che erano invece maturate subito dopo l'Unità d'Italia, cioè quello di, e che in un primo momento non sono state, diciamo, soddisfatte con la carta stampata, quindi con la creazione di diverse riviste dedicate alla matematica elementare. Quindi si trattava di, appunto, di favorire gli scambi di idee, di esperienze sulla didattica della matematica da parte dei docenti di matematica delle scuole secondarie superiori di diverse parti d'Italia. Allora, fatta questa piccola correzione di questo rifugio, andiamo subito all'argomento di oggi. Che appunto è centrato sul tentativo di dare un'idea del pensiero scientifico e filosofico di Arrigues. E naturalmente l'ho chiamato tracce del pensiero filosofico e scientifico per due motivi. Un motivo è abbastanza evidente, che è il tempo, che ovviamente non ci consentirebbe approfondimenti come meriterebbero naturalmente questi argomenti. E l'altro motivo è che è proprio insito nell'opera stessa di Arrigues. Arrigues, come ho detto l'altra volta, criticava, non riconosceva alla filosofia lo status di disciplina autonoma e criticava addirittura il rivolgersi alla filosofia con un sostantivo anziché con un aggettivo, cioè attività o spirito filosofico, perché per lui la filosofia era il risultato delle riflessioni critiche sulle varie scienze e anche sulla tecnologia. Quindi questo è un aspetto abbastanza, diciamo, curioso, innovativo, specialmente per quell'epoca. Detto questo, si può parlare di un sistema filosofico di Arrigues? Fatte queste premesse, non credo che si possa parlare di un sistema filosofico di Federico Arrigues. Qualcuno parla di una gnoseologia positiva, che è il termine da lui stesso, diciamo, utilizzato, cioè di una filosofia della conoscenza basata sulla scienza, quindi la filosofia scientifica. Però, ripeto, in realtà credo che non piacesse, insomma, parlare di un sistema filosofico suo. Un tratto caratteristico del suo pensiero invece filosofico e anche scientifico è la composizione di diverse antitesi in nuove sintesi, e questo rientra un po' proprio nel suo spirito, che era quello di unificare la cultura, per cui è riuscito, diciamo, a comporre delle tendenze antitetiche, quali appunto quello del razionalismo e dello sperimentalismo, del razionalismo e dello storicismo, del razionalismo storico, a comporre intuizione e logica in un unico processo attivo, che poi vedremo, induzione e deduzione li compone in un unico processo, che è induttivo e deduttivo. Quindi è proprio una caratteristica dell'unificazione, è una caratteristica del suo pensiero. Quindi forse ha più senso parlare di un progetto culturale globale che consiste appunto nell'unificazione del sapere su basi scientifiche, con la storia della scienza e la filosofia della scienza in una posizione centrale. Comprendere però appunto un po' più da vicino il pensiero di Arrigues, bisogna, e anche quella famosa polemica poi che lo vide contrapposto con i neodialisti italiani, quindi in prima persona con Croce e con Gentile, è necessario dire due parole sul positivismo.
Perché sul positivismo? Perché Federico Rixi, in effetti, da giovane, quando ancora era studente liceale e universitario, frequentava a Pisa un circolo di giovani dove si studiavano, si leggevano, si studiavano, si commentavano le opere dei positivisti, quindi di Comte, di Locke, di Spencer, di Darwin, eccetera. Quindi il suo, diciamo, approccio alla filosofia avviene in effetti nell'ambito del positivismo. Però dopo se ne distaccherà e vedremo appunto quali sono i motivi di dissenso con il positivismo. Che cos'è il positivismo? Il positivismo non è un sistema filosofico, anche questo, ma è, diciamo, un movimento filosofico che è frutto essenzialmente della rivoluzione industriale della prima metà dell'Ottocento e del nascente capitalismo dei paesi europei più industrializzati, quali l'Inghilterra, la Francia, la Germania, che era fondato quindi sulla esaltazione del progresso scientifico e tecnologico. Il termine viene dal latino positum, e quindi, che significa, è il participio neutro del verbo ponere, che significa ciò che è posto, ciò che è fondato, quindi che ha le sue basi nella realtà dei fatti concreti. E quindi già questo ci indirizza nella comprensione di questo movimento filosofico. Ufficialmente, come diciamo convenzionalmente, come data di nascita del positivismo si assume il 1844, quando il filosofo francese Auguste Comte, in uno scritto Discorso sullo spirito positivo, proprio diciamo illustra quali sono le caratteristiche di questo movimento filosofico ed illustra in cinque punti fondamentali che vengono, ho qui un po' sintetizzato, nel quale appunto oppone il reale al chimerico, quindi il positivismo incoraggia quelle ricerche che sono veramente accessibili alla nostra intelligenza. Il contrasto dell'utile con l'inutile, perché? Perché l'utile significa miglioramento delle condizioni sia individuali che collettive, mentre invece l'inutile viene appunto visto come una sterile soddisfazione, appunto di una semplice curiosità. Il positivismo oppone la certezza all'indecisione, quindi l'armonia logica dell'individuo e la comunione spirituale dell'intera specie, contrapposta ai dubbi indefiniti e alle interminabili discussioni della filosofia tradizionale. Oppone il preciso al vago, quindi ottenere dappertutto il grado di precisione compatibile con la natura dei fenomeni e conforme all'esigenza dei nostri veri bisogni, mentre l'antico modo di filosofare conduceva necessariamente ad opinioni vaghe. La parola poi positivo, ovviamente, come contrario di negativo, cosa indica? Indica appunto la volontà di volere organizzare, costruire e non distruggere. Quindi, detto questo, vediamo invece cosa Enriquez ha in comune, ha conservato in comune con il positivismo, perché sono stati molti i motivi di dissenso che in effetti lo hanno allontanato, direi anche in maniera non indifferente. Allora, in comune con il positivismo rimane, a mio avviso, soltanto l'assegnazione alla scienza di un posto di primaria importanza nella teoria della conoscenza. Però questa teoria della conoscenza viene intesa in diverso modo dal positivismo e dell'Enriquez, perché per il positivismo la teoria della conoscenza è finalizzata al conseguimento dell'utile, l'abbiamo visto appunto in uno dei punti fondamentali, diciamo, del pentalogo del positivismo, mentre invece quindi si ha una concezione utilitaristica della scienza, mentre invece per Enriquez la teoria della conoscenza è la teoria della conoscenza per la conoscenza, quindi il riconoscere la scienza, oltre che chiaramente un valore pratico, utilitaristico, un valore teoretico. Il positivismo poi assegna alla scienza un valore assoluto, Enriquez non è assolutamente d'accordo, la scienza ha un valore relativo, ed ha un valore relativo in diversi modi, sostanzialmente in due modi fondamentali. È relativa in quanto è sempre approssimata, poi lo vedremo ancora meglio, quindi non è mai non è una scienza fatta, conclusa, come invece per il positivismo, ma consiste in un processo di successive e continue approssimazioni successive.
quindi è in continuo divenire, perfezionarsi. Poi la scienza relativa, anche perché i suoi acquisti, cioè i suoi risultati, ne presuppongono altri precedenti. Poi per il positivismo la scienza deve spiegare soltanto il come un fenomeno avviene, mentre invece per Enrico questa è la scienza di spiegare anche il perché un fenomeno avviene. E qui naturalmente emerge tutta la sua mentalità di filosofo, che è chiaramente tipico del filosofo chiedersi il perché e non limitarsi al come. Però a questo punto va fatta una piccola digressione a proposito del perché. Allora, per spiegarmi in maniera, spero, abbastanza semplice ed immediata, vediamo questo esempio. Se qualcuno mi domandasse perché i pianeti del sistema solare orbitano attorno al Sole descrivendo un'ellisse, io risponderei naturalmente perché devono obbedire alla legge di gravitazione universale di Newton e quindi alle famose leggi sulle orbite orbitali di Keplero, che ne sono una conseguenza. Ecco, però questo perché in realtà non è, è un perché parziale, per il motivo per il quale ci si potrebbe domandare sì, ma perché deve valere la legge di gravitazione universale? Quindi in realtà è un perché che si riduce a un come. A un come. E, allora, questa diciamo, concezione quindi di intendere diciamo, la scienza è quella che porta alla cosiddetta fisica deterministica di Galilei Newton. Adesso io qui naturalmente tralascio la fisica non deterministica, quindi quella quantistica che è basata sul concetto di probabilità, insomma, manteniamoci semplicemente su questi livelli. La fisica deterministica di Newton afferma il concetto di causa efficiente, cioè considera ogni fenomeno univocamente determinato da una causa esterna materiale priva di significati metafisici e finalistici. Io credo che tutti quanti abbiano sentito prima o poi la famosa frase di Isaac Newton, ipotesi se non fingo, cioè non fingo ipotesi. Che cosa significa questa famosa frase che è contenuta nella sua grande opera Principi matematici di filosofia naturale? Si trattava di questo. Newton era arrivato alla formulazione della legge di gravitazione universale, però ed era stato costretto, dico costretto perché la cosa invece non lo convinceva, ad ammettere l'esistenza di una forza a distanza che era, diciamo che ripugna abbastanza al senso comune, no? Perché noi siamo a qualcosa di magico, noi siamo abituati ovviamente a pensare sempre a un contatto. Però appunto lui rinuncia a trovare una spiegazione diciamo della natura di questa forza e lui dice: in verità non sono ancora riuscito a dedurre dai fenomeni la ragione di queste proprietà della gravità e non invento ipotesi. Quindi qualunque cosa infatti non deducibile dai fenomeni va chiamata ipotesi, e nella filosofia sperimentale non trovano posto le ipotesi sia metafisiche sia fisiche sia nelle qualità occulte che meccaniche. Ecco, contrapposto diciamo alla fisica deterministica, quindi quella che è basata sul concetto di causa efficiente, invece c'è una fisica finalistica che al cieco concetto di causa efficiente sostituisce, quindi oppone, quello di causa finale, e che era un concetto già introdotto da Aristotele. Cioè un fenomeno si svolge in modo da realizzare un certo fine, e questo fine generalmente non è altro che la manifestazione della volontà divina. Quindi la natura si comporta sempre in maniera da obbedire al disegno divino. E a questo punto, ho detto precedentemente che appunto la fisica deterministica è quella di Galilei e Newton, però in realtà sia in Galilei che in Newton si trova un finalismo di fondo che è profondamente religioso, perché entrambi erano religiosi. Consentitevi di leggere queste parole di Galilei, che sono veramente bellissime. Galilei
sarebbe veramente da leggere nei licei, specialmente nei licei scientifici, perché la sua scrittura è veramente bellissima. Fra l'altro Calvino lo ha definito il più grande scrittore italiano, quindi detto non da uno scienziato, ma da un letterato. Il Dio poteva far volare gli uccelli con le ossa d'oro massiccio, con le vene piene d'argento vivo, con la carne grave più del piombo, con ali piccolissime e gravi, e così avrebbe maggiormente mostrata la sua potenza. Poteva farsi fare i pesci più gravi del piombo, cioè 12 più volte più gravi dell'acqua, ma egli ha voluto far quelli d'ossa, di carne, di penne, assai leggere, e questi ugualmente gravi come l'acqua, per insegnarci che egli gusta della semplicità e facilità. Ecco, queste sono parole molto importanti, gusto della semplicità e facilità. Newton dirà qualcosa di analogo, però in una maniera molto più, diciamo, sintetica, come era nel suo stile: tale meravigliosa uniformità del sistema planetario deve essere riconosciuta effetto di una scelta, quindi sempre il finalismo. E per completare l'argomento vorrei raccontare molto brevemente un fatto veramente curioso, quello della legge di rifrazione della luce, che proprio la cui formulazione esatta è stata resa possibile proprio da un approccio finalistico da parte di Pierre de Fermat, che è stato un grande matematico, uno dei più grandi matematici di tutti i tempi, come viene ricordato nella storia della matematica, pur non essendo un matematico di professione, perché era in realtà un magistrato. Tutti quanti avranno sentito parlare dell'ultimo teorema di Fermat. Allora, la rifrazione della luce in cosa consiste? Consiste in questo. La luce viaggia ad una velocità che è costante all'interno di un mezzo omogeneo, cioè che ha densità costante. E questa velocità però cambia al variare della densità. Per cui quando la luce da un mezzo con una certa densità passa ad un altro mezzo, quindi con una densità diversa, per esempio dall'aria all'acqua, succede che per effetto del cambiamento di velocità, la velocità diminuisce con l'aumentare della densità, quindi la velocità della luce nell'aria è maggiore che la velocità della luce nell'acqua. Per effetto di questa variazione di velocità subisce una deviazione della sua traiettoria, quindi non prosegue in maniera rettilinea ma devia. Alla legge che regola questo fenomeno si impegnarono per determinarla grandi scienziati e filosofi del tipo di Cartesio, Leibniz, Newton, i quali però non arrivarono alla formulazione esatta che è espressa da questa formuletta: seno di fratto seno di R uguale V1 fratto V2, dove V1 e V2 sono le velocità dei due mezzi. Adesso non è assolutamente importante soffermarsi sulla formula, non ha nessuna importanza. Ecco, quello che è importanza invece è questo, è che Fermat arrivò invece alla formulazione esatta proprio partendo da un'idea finalistica, cioè partendo dall'idea che la natura deve scegliere la via sempre più semplice. E la via più semplice per Fermat era quella che realizza la maggiore economia minimizzando il tempo e lo spazio percorso. E quindi arrivò a formulare esattamente questa legge, quindi proprio in base a questa idea. Quindi, cioè, perché la luce quando dall'aria passa nell'acqua, quindi riduce la sua velocità, devia? Devia perché se proseguisse dritta, quindi con una velocità minore che nell'aria, percorrerebbe uno spazio e anche un tempo quindi maggiore che non nel caso in cui deviasse. Quindi devia la sua cosa semplicemente perché in questa maniera riesce a minimizzare il tempo e lo spazio percorso. E una cosa importante è che la fisica quantistica ha confermato questa idea, quindi del minimo tempo e del minimo spazio. Allora, proseguiamo con i motivi di dissenso fra Enriquez e il positivismo. Allora, il positivismo poi non fa alcuna distinzione fra fatto bruto e fatto scientifico. Per lui, per il positivismo, il fatto bruto è già
il risultato scientifico. Quindi, Comte dice, la scienza deve essere costituita soltanto da idee, ipotesi e teorie che non superano la realtà dei dati direttamente esperibili. Quindi afferma l'oggettività assoluta del fatto brutto. Invece Ricus non è assolutamente d'accordo. Una cosa sono i fatti bruti, una cosa sono i fatti scientifici. O per fatti bruti si intendono i dati sperimentali oppure i dati osservativi, che sono i dati, ovviamente, i dati che si ricavano, per esempio, in astronomia, certamente non sono dati sperimentali, sono osservativi. E i fatti bruti per Ricus non hanno in sé alcun significato, ma lo ricevono soltanto dalle idee secondo le quali sono interpretati, ordinati e correlati, divenendo in questo modo fatti scientifici. E il suo pensiero è perfettamente in linea con quello di Henri Poincaré, che è stato un grande filosofo della scienza e scienziato francese, che nel 1902 scrive un libro che è molto bello, La scienza e l'ipotesi, che può essere considerato un pochettino il libro gemello dei problemi della scienza scritta per Federico Ricus, perché hanno, diciamo, un po' lo stesso stile, trattano degli stessi, in grosso modo, degli stessi argomenti, ma soprattutto l'impostazione è molto simile. Poincaré diceva, anche questa è una frase molto famosa che credo che anche, diciamo, le persone non specialiste hanno sentito qualche volta nominare, la scienza si fa coi fatti come una casa si fa con le pietre, ma un cumulo di fatti è tanto poco una scienza quanto un mucchio di pietre una casa. Come esempio appunto di questo suo pensiero, cioè del fatto che i fatti scientifici non coincidono con i fatti bruti, ma diventano scientifici, un fatto brutto diventa scientifico soltanto dopo che viene sottoposto appunto ad un'analisi, quindi viene interpretato, viene correlato con altri dati. Ricus dice: la scoperta di un astro nuovo è certamente un risultato importante per l'astronomia, ma non costituisce ancora una vera conoscenza scientifica. E porta un esempio molto, molto bello, che è quello della scoperta di Urano. Di cosa si tratta? Si tratta di questo, che fino al 1781 non si pensava che i pianeti del sistema solare fossero soltanto sei, quindi noti fin dall'antichità, quindi Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove e Saturno. E nessuno avrebbe mai osato pensare che ne potessero esistere altri. Per cui quello che noi oggi sappiamo, conosciamo come Urano, in realtà era stato avvistato diverse volte anche, diciamo, in tempi precedenti, però era stato sempre classificato come una stella fissa. Il 13 marzo 1781 poi un certo signore, William Herschel, che fra l'altro non era un astronomo di professione, ma si direbbe oggi era un astrofilo, perché di professione era un musicista, facendo delle osservazioni in cielo, scopre questo astro, che poi appunto sarà Urano, però lo classifica momentaneamente come una cometa, e anzi gli dà il nome appunto di Georgium Sidus, cioè stella di Giorgio, perché in onore di Giorgio III, che era re d'Inghilterra a quell'epoca. E pubblica i suoi risultati. Poi successivamente gli astronomi, appunto, una volta fu pubblicata questa notizia, avanzano l'ipotesi che non si tratti di una cometa, ma che possa trattarsi di un pianeta, di un altro pianeta. Adesso non è inutile stare a dilungarsi sul perché pensavano questo, perché ci porterebbe un po' troppo in là. Herschel, diciamo, che ovviamente non era uno stupido, accetta l'ipotesi di questi altri astronomi, cerca di avvalorarla, di verificarla in che modo, registrandone le posizioni rispetto al Sole durante il suo moto. E in questa maniera conferma, quindi due anni dopo, nel 1783, che effettivamente si tratta di un nuovo pianeta, e lo chiama anche
pianeta che Georgian Prater, sempre in onore di Giorgio III. Adesso non vi sto a raccontare tutta la storia complessa che del nome di questo pianeta, che ne ha avuti tanti, poi alla fine il nome che si è dato è quello di Urano. Per quale motivo? Perché si è voluto mantenere la tradizione di dare ai pianeti dei nomi mitologici. Prima c'erano già Giove e Saturno, i quali Saturno è il padre di Giove, quindi al pianeta successivo bisognava dare il nome del padre di Saturno, quindi che è Urano, secondo la tradizione mitologica. Allora, in conclusione, quindi, senza il concetto di sistema solare, senza la conoscenza della legge di gravitazione universale, delle leggi di Capire sulle orbite planetarie intorno al Sole, quindi l'avvistamento di Urano nel campo visivo del Sole sarebbe rimasto un semplice fatto bruto, dice Enriquez, senza portare ad alcuna nuova conoscenza. È diventato un fatto scientifico proprio grazie all'interpretazione del suo avvistamento in base a questi concetti. L'esempio che porta l'esempio che porta Enrico, poi della sorte di Urano, è particolarmente felice perché mostra poi come un fatto scientifico possa anche derivare direttamente da un altro fatto scientifico senza dover passare da un altro fatto brutto. Cioè è il cosiddetto, perché è importante questo? Perché è il cosiddetto meccanismo delle scoperte puramente teoriche, poi confermate sperimentalmente, che in fisica è abbastanza frequente. Tanto per fare un esempio, diciamo un pochettino più vicino a noi, la famosa scoperta dell'antimateria è stata fatta prima teoricamente da parte di Paul Dirac, in base ad una sua famosissima equazione scritta nel 1928, con la quale appunto predisse l'esistenza dell'antiparticella dell'elettrone, cioè il positrone, cioè la particella che ha la stessa massa dell'elettrone, lo stesso spin di rotazione, un mezzo, però carica opposta, quindi positiva anziché negativa. Questa scoperta fu confermata sperimentalmente soltanto 4 anni dopo da Carl Anderson, che poi per questa scoperta ricevette il premio Nobel. Allora, tornando al discorso di Urano, che cosa successe? Che studiando poi più attentamente l'orbita ellittica di Urano, diversi matematici, fra cui ho indicato questi, Bouvard, Adams e Le Verrier, scoprirono delle anomalie. Delle anomalie. Allora si trovò di fronte a questo dilemma. Ammettere che la legge di gravitazione universale, quindi le leggi di Capriero, dovessero avere delle eccezioni in questo caso, oppure, volendo confermare la fede nella legge di gravitazione universale di Newton e quindi nelle leggi di Capriero, ammettere l'esistenza di un altro corpo celeste, tra l'altro di notevole massa, cosa che poi sarà confermata, in grado di appunto disturbare l'orbita del pianeta Nettuno, del pianeta, scusate, Urano. E quindi si ipotizzò l'esistenza di un ottavo pianeta stazionario, che appunto sarà poi Nettuno, e questi signori, erano dei matematici, furono quelli che cercarono di stabilire con maggiore precisione possibile, la posizione quindi di questo nuovo pianeta. I calcoli più precisi furono quelli di Le Verrier nel 1846 e, se non ricordo male, non più di una quindicina di giorni dopo la pubblicazione di questi calcoli, in Germania invece degli astronomi, Gall e su assistenza d'Arest, su calcoli di Le Verrier, riuscirono ad avvistare effettivamente il nuovo pianeta Nettuno, con una precisione veramente sorprendente, almeno di un grado dalla posizione prevista teoricamente. E quindi questo è un bel esempio di scoperta puramente teorica. Allora, un altro dato un altro motivo di dissenso con il positivismo è
riguarda la concezione della realtà. Per il positivismo la realtà è il dato sperimentale stesso, oppure il dato osservativo, mentre invece per Enrico, quindi il fatto bruto, mentre per Enrico la realtà non si identifica con il dato sperimentale, ma con ciò che rimane invariante nella sua rappresentazione matematica. Dice Enrico, la conoscenza di un reale implica sempre il coordinamento di dati convenientemente associati. In altre parole, la realtà non è un dato puro, ma qualcosa di costruito mercé all'attività razionale coordinatrice. E questo suo pensiero collima con quello di un grande fisico dei nostri tempi, insomma, Paul Dirac, che credo tutti quanti abbiano sentito nominare, appunto è, diciamo, il padre lo scopritore dell'antimateria, come abbiamo visto, il quale era molto d'accordo su un motto rinascimentale, che è questo: pulcritudo, splendor, veritatis, cioè la bellezza, splendore della verità. Perché lui diceva sostanzialmente, in breve, che un'equazione è bella se contiene degli invarianti, cioè se contiene delle grandezze che rimangono le stesse, che non cambiano al cambiare, per esempio, del sistema di riferimento, oppure se si applicano delle trasformazioni, delle traslazioni, delle rotazioni, quindi rimangono invarianti. Perché questo? Perché per Dirac l'invarianza, quindi come per Enriquez, garantisce la verità, cioè la realtà. Quindi la bellezza conduce alla verità in fisica, per dire che la bellezza era, diciamo, il motore che conduce a scoprire delle verità in fisica. E adesso possiamo passare alla famosa polemica fra Gentile Croce e Enriquez, cioè alla polemica fra i neoidealisti italiani ed Enriquez, e in prima persona soprattutto con Gentile Croce. Allora, a questo punto va subito chiarito che questo scontro non fu uno scontro politico. Fra l'altro, Enriquez si mantenne sempre un profilo molto, molto, diciamo, molto discreto nei riguardi della politica, non si espose mai. Assolutamente non era uno scontro politico. E lo dimostra anche il fatto che Enriquez chiaramente era un democratico, quindi poi fra l'altro era pure ebreo, quindi certamente non poteva, diciamo, andare d'accordo con il fascismo. Gentile e Croce sappiamo tutti ovviamente che invece erano legati al fascismo, anche se Croce però sappiamo tutti che dopo una prima adesione al fascismo poi invece lo criticherà, quindi sappiamo che è stato il firmatario del manifesto degli intellettuali antifascisti, quindi si distacca dal fascismo, mentre invece Gentile rimane fedele al fascismo purtroppo fino all'ultimo, tanto appunto da venire poi in maniera ingiusta ucciso da un partigiano. Perché dico questo? Perché lo scontro fra Enriquez e Gentile Croce fu, diciamo, di diverso tenore con Gentile, piuttosto che con Croce. Con Croce fu sempre duro fino alla fine, mentre invece con Gentile si mantenne sempre su livelli molto, molto diversi. Addirittura, diciamo, a un certo punto, Enriquez e Gentile non dico che diventeranno amici, ma insomma i loro rapporti diventano veramente molto amichevoli. Ci sono anche degli scambi di visite addirittura durante i periodi estivi. Fra l'altro Gentile, l'avevamo visto l'altra volta, nel 1925 assegna ad Enriquez l'incarico di dirigere la sezione matematica dell'Enciclopedia Italiana. Quindi c'è da parte di Gentile verso Enriquez c'è sempre stato un notevole, diciamo, riconoscimento dei meriti scientifici di Enriquez. Lo scontro invece va visto in questi termini, fra la cultura letteraria umanistica e quella scientifica. Uno scontro soprattutto per l'egemonia filosofica e culturale in Italia. Uno scontro fra il neoidealismo e il positivismo, o il neocantismo, come tante volte accusavano Enriquez di neocantismo, fra il conservatorismo provinciale di Croce e Gentile e il modernismo internazionale invece caldeggiato da Enriquez. Abbiamo visto già l'altra volta che Enriquez
era uno dei pochi intellettuali italiani che riusciva ad intessere rapporti con intellettuali di tutta l'Europa e anche con figure di primissimo piano sia nel campo scientifico che filosofico. E quando è che iniziano, diciamo, queste, io le ho chiamate gelosie, perché certamente il motivo forse preponderante era questo, è stata una lotta per l'egemonia filosofica e culturale in Italia. Però, ripeto, bisogna anche tenere conto di questi altri, perché era anche uno scontro tra una cultura tradizionale in Italia, che era quella letteraria umanistica, e una cultura che era invece nuova per l'Italia, che era quella scientifica. Allora, ci sono delle gelosie che da parte di Gentile e Croce, che sono filosofi di produzione, verso Enriquese, che iniziano già nel 1906, quando Enriquese fonda la Società Filosofica Italiana, Enriquese che è un matematico. Poi nel 1906, lo stesso anno, pubblica I problemi della scienza, dove Enriquese, è il primo libro dove Enriquese, diciamo, espone la sua proposta di una filosofia scientifica. E quindi nel 1907, poi l'anno dopo, fonda la rivista di scienza, che è una, dalla quale, come ho detto un'altra volta, venivano esclusi i professori, i filosofi di professione, perché per filosofi di professione all'epoca ovviamente si pensava ai neodelisti italiani, e quindi venivano esclusi, diciamo, Croce e Gentile e i neodelisti. Nel secondo congresso della Società Filosofica Italiana, Enriquese, nel 1907, quindi vedete, sono tutti quanti molto vicini questi eventi, tiene una relazione dal titolo Il Rinascimento filosofico nella scienza contemporanea, nella quale sottolinea l'importanza del dibattito che logici, fisici e matematici hanno aperto o intendono avviare con i filosofi. Infine, nel terzo congresso internazionale di filosofia, nel 1908, un altro motivo di gelosia, perché in questo congresso partecipa Enriquese come presidente della Società Filosofica Italiana, partecipa pure Croce, però il comitato, diciamo, organizzatore del decreto affida ad Enriquese l'incarico di organizzare il successivo congresso, quello il quarto, che si terrà poi nel 1911 a Bologna in occasione del cinquantenario dell'unità del primo cinquantenario dell'Unità d'Italia. E quindi anche questo è un motivo di gelosia, come, diciamo, questo incarico non viene affidato a Croce, che è un filosofo di professione, ma viene affidato ad Enriquese, che è un matematico. Quindi chiaramente in tutti questi eventi Croce e Gentile vedono, diciamo, la presenza molto ingombrante di un personaggio che tende un pochettino, che tende a invadere il loro campo, diciamo, il loro campo professionale, la filosofia, no? Cosa che non avviene nei riguardi di altri personaggi, seppure di primissimo piano, quale Volterra, Giovanni Vaidati, Giuseppe Peano, che i quali non si sposano mai come Enriquese, diciamo, in questo senso. Allora, la polemica inizia nel 1908, quindi c'è il primo scontro, va subito detto che la polemica in un primo momento avviene fra Enriquese e Gentile. Non perché Croce non voglia farne parte, ma perché Croce in un primo momento si vuole esporre. Dal carteggio fra Gentile e Croce, che è molto interessante da leggere, fra l'altro c'è un bellissimo libro scritto da Pietro Anastasi e da Angelo Guernaggio, che è intitolato, è proprio dedicato al carteggio fra Gentile e i matematici italiani, emerge che Croce, diciamo, subillava un po' Gentile a esporsi in primo piano in questa polemica. Si scoprirà soltanto successivamente. Però l'ha scoperto soltanto successivamente. Allora, il primo scontro avviene in occasione della critica
apparsa sul giornale La Critica, che era il giornale dove scrivevano abitualmente Croce e Gentile, ai problemi della scienza, la quale Gentile negava la filosofia scientifica di Lipsius qualunque valore di una vera filosofia. Ecco, però c'è da dire che Gentile, appunto, non se la sentiva molto di fare questa recensione negativa, e perché lui stesso ammetteva che non riusciva a capire appieno il contenuto dell'opera. Infatti c'è una lettera di Gentile Croce dove dice proprio: spero di scrivere domani la recensione delle Ligose, che è quella che gli aveva sollecitato Croce, che è un libro che non so perché verso pigliare per non dirne troppo male, con la paura di non avere capito per colpa mia ciò che ci può essere di buono. Va bene. Gentile poi vede appunto nel metodo della filosofia scientifica di Ligose soprattutto una contraddizione tra il lavoro specialistico, quindi il lavoro specializzato, e lo sforzo generale di sintesi, è quello caldeggiato da Enriquez, perché lui riteneva che appunto fossero due atteggiamenti inconciliabili, quindi e che invece potevano essere conciliati per Enriquez con un giusto equilibrio, grazie, questo è importante, alla sostituzione del lavoro sociale agli sforzi individuali, quello che vedremo sul lavoro sociale. Cioè Enriquez già all'epoca caldeggiava il lavoro di squadra nella scienza, da contrapporre al lavoro dello scienziato isolato, nello sforzo individuale. Gentile in realtà si sofferma soltanto sul terzo capitolo, il problema della logica, quindi ignora quasi tutti gli altri, soprattutto gli ultimi capitoli che sono dedicati a geometria meccanica e ovviamente dove fra l'altro venivano esposti concetti che erano all'avanguardia per l'epoca e quindi non erano di sua comprensione, insomma. E Enriquez poi replica la critica di Gentile in maniera molto velata nella prefazione alla seconda edizione di Prima Scienza, lamentandosi che tra la maggior parte dei critici professionali, tra i filosofi che hanno esaminato l'opera mia, quindi si allude a Gentile, hanno creduto di potersi limitare i primi due capitoli e non hanno veduto affatto la soluzione nuova dei problemi della critica kantiana svolta ai successivi, quindi c'è una, diciamo, un'allusione. Il secondo scontro invece è Enriquez, che un po' lo provoca, perché su un'importante rivista francese che lui, come ho detto nello scorso incontro, una grande parte delle sue opere sono state pubblicate prima in Francia che in Italia, scrive un articolo, poi pubblicato in italiano nella rivista di filosofia, intitolato La metafisica di Hegel, considerata dal punto di vista scientifico, nella quale tratteggia, diciamo, una figura veramente di Hegel, veramente di basso profilo. Lo definisce come una grande fantasia e un povero intelletto, pur riconoscendo in lui una straordinaria immaginazione, genio poetico, coerenza di ispirazione sentimentale. Dice addirittura: lo stile di Hegel si rivela già un aspetto fondamentale della psiche hegeliana avversa al pensiero scientifico. Lo definisce un documento psicologico interessante, un tessuto di vuote associazioni verbali del formalismo, ed elenca tutta una serie di assurdità veramente del pensiero hegeliano, cioè l'assurda deduzione a priori della legge di gravitazione, la definizione della luce come una pura idealità che si particolarizza nella stella e recupera la sua universalità nel Sole, la figura dialettica che assimila alla traiettoria obbligata della Luna alla rigidezza del concetto, la libera traiettoria invece delle comete, alla dissoluzione del medesimo interlogico, eccetera, eccetera. E poi Gentile risponde sempre sulla critica con un articolo intitolato Scherzi innocenti intorno alla metafisica hegeliana, e questa, diciamo, credo che sia un po' l'espressione più dura da parte di Gentile riguardo di Enriquez. Dice: diciamo francamente, professor Enriquez dà in mille modi prova del più lodevole zelo pratico per l'incremento degli studi filosofici in Italia, ed è giunto perfino a creare il nome, se non ancora la realtà, di una società filosofica italiana, ma non dovrebbe pur fare qualche cosa anche a vantaggio di se stesso?
stesso, procurando di educarsi mentalmente, formarsi un concetto chiaro dello stato presente della filosofia, studiandone coscienziosamente la storia. Quindi, insomma, c'è una, diciamo, si mantiene però sempre un toni abbastanza dignitosi nei riguardi di Rix, cosa che non farà invece Croce. Invece, Benedetto Croce, che criticherà anche lui la rivista di scienza perché la trova troppo, diciamo, eterogenea, eccetera, eccetera, diviene poi, diciamo, esce proprio allo scoperto pubblicamente quando, al ritorno in treno dalla prima giornata del quarto congresso internazionale di filosofia, che era il 6 aprile, in treno stesso rilascia a Guido De Ruggero una intervista che poi verrà pubblicata nel Giornale d'Italia il 16 aprile, dove dove parla di Enrico in questi termini: volonteroso professore Enrico che con zelo ma scarsa preparazione si diletta di filosofia, quindi l'idea del dilettante, e si addossa alle fatiche dei congressi di filosofi, meritorie quanto sarebbero meritorie disinteressate le mie se organizzassi congressi di matematici. Ecco, è, diciamo, un po' una dichiarazione di guerra da parte di Croce Gentile. Però ecco, Croce poi, a differenza di Gentile, purtroppo il tempo è veramente tirano, scusa, sì, Luca, sì. Effettivamente stiamo andando un po' per il lungo, perché sarebbe bene lasciare anche un poco di spazio a qualche domanda. Allora, cerco di abbreviare, quindi andiamo avanti. Insomma, ci sono diverse veramente dichiarazioni di Croce che sono veramente indegne, secondo me, di una persona del suo livello, insomma, no? Adesso quindi le salto e veniamo a quella che è la, diciamo, è stata, diciamo, recepita come la sconfitta di Nietzsche. Perché è recepita? Perché giustamente dice Giorgio Isola che la polemica si protrasse con decrescente intensità fino al 1912, però senza una conclusione definita. Però cosa succede? Che l'autorità di Croce ebbe l'effetto pratico di fare schierare gran parte degli ambienti filosofici e culturali su posizioni ostili alle Rix, quindi dalla sua parte. Per cui alla fine, dice, la polemica venne comunemente recepita come una sconfitta delle Rix. Allora, su questa, diciamo, presunta sconfitta, Lucio Lombardo le dice, attribuisce appunto questa sconfitta ad un'incapacità di egemonia. Mi sembra una, diciamo, un'accusa un po' esagerata, tenendo conto del clima dell'epoca. E di là, Lombardo le dice, tutte le istituzioni culturali saranno improntate al primato delle lettere, della filosofia e della storia. Ludovico Gemelet invece spiega il perché di questa sconfitta dicendo che Enrico se non aveva sottovalutato l'importanza che andavano sempre più assumendo la moderna logica matematica e il formalismo matematico. E quindi questa chiusura riguardo alla logica matematica indebolì notevolmente la presa di posizione a favore del razionalismo. Però sempre io mi domando, ma è stata veramente una vera sconfitta? Perché in realtà, diciamo, in un contesto, in una visione più ampia, l'incomprensione del pensiero filosofico dell'Rix da parte dell'establishment culturale italiano della metà del Novecento è una chiara manifestazione di quello iato, di quel, appunto, un po' divorzio fra la cultura umanistica, che era tipica dell'Italia, e la cultura scientifica, che era qualcosa di, diciamo, di nuovo per l'Italia, che poi qualche decennio dopo sarà, che era probabilmente questo, diciamo, questo iato non era soltanto caratteristico dell'Italia, era caratteristico anche di altri paesi europei, però in Italia era più accentuato. E qualche decennio dopo, esattamente nel 59, sarà stigmatizzato da Charles Peirce Snow in una celebre conferenza intitolata proprio Le due culture, da cui poi, diciamo, si è derivato questo termine per indicare, appunto, diciamo, questa divisione fra la cultura letteraria umanistica da una parte e la cultura scientifica. Allora, vediamo, ecco, brevemente la scienza per Rix e cosa significava. Vabbè, abbiamo visto che il valore formativo non soltanto utilitaristico, aveva un valore democratico. La scienza deve essere rispettosa delle convenzioni di ognuno e deve contribuire alla formazione di tutti. La scienza poi è una costruzione mentale della realtà che opera su due piani,
Da una parte i dati sperimentali e osservativi costituiscono la materia prima, mentre l'immaginazione creatrice, ecco qui che viene sempre, emerge la parte psicologica, è lo strumento di acquisto della conoscenza. Purtroppo non c'è il tempo di dilungarsi su questo, ma su questo punto poi sono d'accordo tutti i grandi scienziati. La scienza non è semplice riflesso di un ordine delle cose fuori di noi, anzi è costruzione della realtà per opera della mente, ma, e quindi qui sembrerebbe di rimanere nell'idealismo di Gentile, ma, dice Enrico, la costruzione si fa sempre in funzione dei dati sperimentali elaborati attraverso i processi psicologici dell'uomo. Quindi si ha una concezione della scienza che è intermedia, diciamo, sta a metà strada fra quella del positivismo e quella dell'idealismo gentiliano. La scienza relativa l'abbiamo già visto, deve spiegare perché e non le cose che abbiamo visto. L'approccio enricosiano alla scienza cos'è? È genetico e umanistico. Genetico per quale motivo? Perché per Enrico i concetti scientifici vengono prima acquisiti psicologicamente e poi sottoposti alla verifica formale. Quindi è al contrario di quello che si pensa. No? La verifica formale è secondaria, diciamo, rispetto all'acquisizione psicologica nell'acquisizione ovviamente dei concetti scientifici. Quindi siamo un'impostazione psicologistica della scienza. Ricks parla di una logica psicologica che contrappone addirittura la logica formale e addirittura arriva anche in un certo senso a definire la logica come parte della psicologia. La scienza è il risultato di un processo che tende al conseguimento di un'obiettività sempre maggiore, spingendo ad un livello sempre più alto la soggettività delle rappresentazioni. La sua origine umanistica della scienza, per Enrico, deriva dal fatto che la scienza moderna è nata nel Rinascimento ed è nata sulla riflessione e sulla rinnovata religiosità pitagorica dei neoplatonici. L'impresa scientifica, dice Enrico, ha in sé una dimensione spirituale e non quella della semplice scoperta passiva della realtà esterna. Ecco, una scienza democratica, questo, ritorniamo su questo, che è molto importante perché appunto è uno degli aspetti della modernità di Enriquez. Enriquez dice che è finita l'era degli eroi, cioè la scienza scritta soltanto dai grandi, dai geni, no? Descartes, Leibniz, eccetera. Sembra chiusa per sempre. La nuova scienza deve vedere 1000 forze unite che riusciranno a sollevare i massi di pietra che pesavano sulle spalle del gigante. Quindi è la scienza che intendiamo noi oggi, quindi l'impresa scientifica di oggi, quindi fondata sul lavoro di squadra, sul team. Dice Enrico, testualmente, lo scienziato deve apprendere i risultati conseguiti da innumerevoli lavoratori, quindi innumerevoli lavoratori, quindi non più soltanto il genio, il grande scienziato, le cui ricerche tendono al medesimo scopo. Deve impadronirsi dei loro concetti e sottoporli ad una nuova critica. Nel 1912 Enrico pubblica questo volume Scienza e Razionalismo, che è un altro, diciamo, delle sue opere che contengono le sue riflessioni filosofiche. È importante perché c'è un capitolo, il quarto, che è dedicato proprio alla teoria dello Stato e il sistema rappresentativo. E nella prefazione denuncia apertamente l'avversione a una diffusione democratica della cultura, quindi diciamo in polemica con la concezione elitaria di Gentile e Croce. La storia della scienza, in Federico Villarone, è un passo verso la verità. Ecco, fine prime del Novecento, la storia della scienza era un po' concepita come una raccolta di indicazioni bibliografiche, di un'elencazione cronologica di risultati, una raccolta di aneddoti più o meno romanzati, eccetera. Per Enrico invece no, la storia della scienza deve essere anzitutto una ricostruzione del cammino travagliato delle sue conquiste, ponendo in particolare evidenza gli errori commessi e come siano stati corretti, perché proprio gli errori sono stati la spinta più forte per la conquista della verità. E quindi questo è un concetto estremamente moderno.
E quindi questo approccio alla storia della scienza, quindi fa rivivere la scienza come ricerca, quindi come quel processo, come dice il filosofo spagnolo José Ortega Gasset, che è caratterizzato dal porsi dei problemi, lavorare per risolverli e approdare a una soluzione. Processo che non è mai definitivo, quindi la scienza non è mai fatta, conclusa, ma soltanto uno stadio più o meno avanzato di approssimazione, superabile da un'altra soluzione che è ampia e meglio precisa quella precedente. E quindi la scienza appunto ha un carattere cumulativo. Ogni teoria scientifica, contrariamente a quanti pensano molti, purtroppo, non anche, diciamo, più, anche le teorie più recenti, non rinnegano quelle passate, ma semplicemente le perfezionano, le correggono e le ampliano, per cui le teorie precedenti spesso e volentieri ricadono come casi particolari delle nuove teorie. Ragione d'esperienza è un altro delle antitesi che Erikson risolve, appunto compone in un unico processo, che è appunto è il razionalismo sperimentale, che poi è il metodo della ricerca scientifica creato da Galilei e Newton, fondato sulla matematica come strumento base della ricerca sperimentale. Però dice Enrico, che non esiste una verità obiettiva indipendente dall'uomo che ogni individuo può raggiungere mercé la coordinazione razionale, logicamente, intuitivamente chiara del sperimentale. Il mondo fenomenico offre la visione e la critica di un flusso delle cose sensibili, ma in questo perpetuo divenire si lasciano cogliere oggetti poco variabili che possono essere approssimativamente rappresentati da oggetti invariabili del pensiero. Per cui c'è una corrispondenza fra concetti scientifici e realtà sensibile che è sempre approssimata. Allora dice in che cosa, quale valore ha una scienza che quindi è sempre approssimata? Il valore obiettivo della razionalità del sapere consiste nel fatto che il processo della scienza è un processo di approssimazioni successive illimitatamente perseguibili. Ecco, il costruttivismo... Luca, scusa. Un minuto e concludo. Il costruttivismo, si parla tanto di costruttivismo al giorno d'oggi, ma Enriquez lo ha anticipato, il costruttivismo che noi sappiamo, ci viene subito in mente il nome di Jean Piaget, lo ha anticipato, diceva Enriquez, il sapere non è un dono che l'uno possa fare e l'altro ricevere passivamente, bensì una conquista che ciascuno deve fare o rifare per proprio. L'insegnamento è soltanto un aiuto che voglia imparare da sé e però sia disposto, anziché ricevere passivamente, a conquistare il sapere come una scoperta o un prodotto del proprio spirito. Va bene, io concludo, ci sarebbero altre cose da dire, però purtroppo non c'è il tempo. E concludo con diciamo una slide che dà un po' una risposta a quella domanda che Raffaele mi poneva l'altra volta, no, sulle conseguenze appunto, diciamo, dell'egemonia della cultura umanistica dovuta all'idealismo di Croce Gentile. Le conseguenze del conflitto dell'Eclipse quali sono state? Sono state un progressivo declino della matematica. Agli inizi del secolo la matematica italiana ha vissuto un periodo veramente d'oro, e anche la scienza italiana in generale. E c'è stato un declino progressivo negli anni proprio fra le due guerre. Il contemporaneo trionfo che si è accompagnato, guarda caso, al contemporaneo trionfo dell'idealismo. C'è stata una sconfitta dei progetti di riforma della scuola di università portati da una cultura scientifica, caldeggiati da Enriquez e dalla Matesis. C'è stata, ecco, una ricaduta importante, proprio nei riguardi, che ha avuto un impatto sull'esito anche del nostro intervento nella Seconda Guerra Mondiale. C'è stata una miopia dei vertici militari italiani durante la Seconda Guerra Mondiale, che riguarda, per esempio, l'invenzione del radar. Allora due brillanti ufficiali delle armi navali dell'Accademia Navale di Mare, Ugo Tiberio e Nello Carrara, proseguirono gli studi sul radar che erano già stati, diciamo, avviati da Marconi, e arrivarono a costruire un prototipo di radar che però fu ignorato.
fu ignorato. La risposta che fu data è che dai vecchi militari che le battaglie navali non si fanno di notte, si fanno di giorno, e quindi era inutile il radar. Ma l'uso del radar nelle navi inglesi, invece, e l'assenza delle nostre, costò una disfatta clamorosa del nostro primo militare a Matapan. Nel 78, Felice Ippolito, che credo tutti quanti un po' ricordino, si espresse in questa maniera: politici sono stati molti uomini di cultura, ma in generale di estrazione umanistica. Non abbiamo avuto quasi nessun ministro di formazione tecnica o scientifica, nel senso di scienze fisiche applicate. E ancora Antonio Ruberti, più recentemente, nel 98, affermava che la causa dei ritardi della nostra tecnologia risiedeva nel peso che il tipo di formazione di cultura prevalente nella classe politica, cioè quella umanistica, ha di fatto esercitato. E infine, recentemente, Armando Massalenti si esprime in questi termini: purtroppo buona parte delle persone colte del nostro paese odia ancora la scienza e l'economia in maniera istintiva e viscerale, sulla base di visioni distorte che provengono dalla lunga egemonia di cultura e studio della modernità. Bene, concludo, permettetemi, con leggendo questo breve, quella conclusione del necrologio che scrisse il Oscar Chisini, che è stato un grande matematico, è stato allievo di Federico Enriquez. Dice Chisini: si è perduto con la scomparsa di Federico Enriquez il matematico italiano che più si accosta ai grandi filosofi antichi per ampiezza di vedute e profondità di pensiero. Si è perduto un maestro particolarmente generoso ed affettuoso con i suoi allievi, un giudice acuto ed imparziale, un uomo che, pur conscio del proprio valore, era modesto e soprattutto era buono. Così la sua dipartita fu pianta da quanti veramente lo conobbero e molti ne rimasero sbigottiti, tanto che ancora ora non sanno persuadersi che tanta luce di pensiero sia spenta per sempre. Federico Enriquez, ho concluso. Grazie Luca. Mi dispiace di essere intervenuto per interrompere una presentazione così interessante e che stimola alla riflessione che tu in conclusione ha già fatto, citando importanti contributi su, mi posso esprimere forse brutalmente, sui danni che causa questa visione un po' distorta della cultura, e che tutti noi invece ci rendiamo sempre più conto che sia olistica, sia integrata. Diciamo che i nostri eroi dovrebbero essere i Fermi, i vari Herschel, che magari coltivando delle conoscenze sempre in modo dilettantistico, ma quindi provenendo però da altri mondi in cui però si integrano le conoscenze, hanno prodotto importanti risultati. Dal mio punto di vista devo dire che la pandemia che stiamo vivendo è ancora un esempio di come la nostra impostazione culturale sia insufficiente per affrontare diciamo in modo efficace la situazione. Siamo stati trascinati con la forza a usare la tecnologia, però la digeriamo male. Sappiamo che ci sarà un impatto sulla didattica, sappiamo che c'è un impatto sull'organizzazione del lavoro, però continuiamo a sentire servizi televisivi in cui si parla dei danni e non si valorizzano i vantaggi. Quello che dice il giustizio. A proposito del dilettantistico, ti riferivi ad Herschel, una piccola, diciamo, notizia. Cioè, Herschel, dopo la sua scoperta, fu nominato astronomo del re da parte di Giorgio III. Astronomo del re e non astronomo reale, perché già la carica era già coperta da un altro. Dico questo per quale motivo? Perché nei tempi passati, oggi una cosa del genere non sarebbe possibile, perché oggi, se non si ha una laurea specifica, se non si sono fatti dei master e via dicendo, diciamo, riconoscimenti del genere non sarebbero possibili.
nei tempi passati invece no, le cose andavano diversamente, e questo è un esempio. Insomma, Escher era un musicista, il nostro professore di musica, però fra l'altro è stato anche lo scopritore dei raggi infrarossi, quindi non si è limitato a quella. Quindi insomma è stato un dilettantismo che sarebbe da augurarsi in tanti professionisti, in tanti scienziati, diciamo, di professione. Va bene, questa è una piccola osservazione. Mi dispiace di non aver potuto veramente approfondire ulteriormente, però è chiaro che insomma non è pensabile di poter dire di più, ecco, in questo tempo. Bene, abbiamo un apprezzamento da parte di chi ci sta seguendo. Comunque ricordo a tutti che questo intervento resta registrato sul nostro canale YouTube e potrà essere rivisto in qualunque momento. Grazie Luca. Grazie a te. Possiamo chiudere qui il nostro incontro. Buonasera a tutti.